Ciao, io sono El Ghazi e questo è il canale di El Ghazi. È stato uno sbaglio fare questo video dopo aver mangiato perché veramente sono pieno. Sono pieno e voglio dormire. Oggi vediamo insieme 5 sequenze di titoli più belle secondo gli occhi di un designer, ok? Come avete visto dal titolo. Chiaramente il mio parere grafico, darò un parere anche sull'animazione, non sono le 5, diciamo, più belle o le top 5 rispetto ad altre, no, sono le mie, top 5, mie, ok? Quindi terremo conto degli style frame, della composizione e dell'animazione, anche, diciamo, composizione intesa come composizione grafica, ok? Vedremo chi l'ha creato, vedremo quali tecniche hanno usato, perché secondo me può essere interessante analizzare questo tipo di video, ma non sarà proprio un'analisi, sarà proprio il mio parere, ok? Quindi cioè, non sarà proprio un'analisi. Se ti piace questo progetto, se ti piace se ti piacciono i nostri video, se ti piace il nostro podcast, puoi sostenerci gratuitamente semplicemente mettendo like e iscrivendoti al video. Facendo questo ci dai una mano che, guarda, è proprio incredibile. Se vuoi aiutarci, questo è un modo gratuito, veloce, perché devi solo andare lì e mettere like e iscriverti, veloce e facile. Detto questo, vediamo queste 5 sequenze di titoli, a mio parere top a livello grafico e di animazione e composizione, fotografie, tecniche, bla 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 bla. Dai, sigla. Questi sono i titoli di Playground Festival 2020. L'ho aggiunto come quinto elemento perché secondo me è geniale, ok? Creato dallo studio The Panix nel 2020, sappiamo tutti qual era la nostra situazione, eravamo tutti chiusi in casa, però gli eventi erano già programmati, quindi hanno spostato l'evento che doveva essere fisico, l'hanno spostato sull'online. Mi ha colpito particolarmente per la capacità di innovare, la capacità di pensare fuori dalla scatola, perché in quel periodo che cosa si potevano inventare? La tecnica che hanno usato è lo stop motion, cioè quello che hanno fatto con lo stop motion è stato di stampare singolarmente tutti i frame di animazione, ok, come state vedendo, per poi comporre un'animazione che poi è stata composta su Zoom, praticamente registrata, diciamo fotografata e composta su Zoom. Poi chiaramente si sono spostati in un programma di montaggio e hanno messo insieme questo stop motion, queste foto le hanno messe insieme formando l'animazione che state vedendo. Sono state pensate 962 pagine stampate, cioè 962 foto praticamente, 3848 bordi tagliati, hanno contato pure i bordi che hanno tagliato, però è stata una marea di lavoro e secondo me l'idea è fantastica, cioè l'idea di fare questa cosa qui è fantastica, e addirittura hanno contato anche gli infortuni, i tagli con la carta, che sono stati 3. È entrato nella mia lista come quinto perché vedrete adesso gli altri, ma secondo me interessantissimo e fantastico. Non ho mai visto una cosa del genere, una composizione del genere come stop motion o come animazione, però secondo me è interessantissimo e ci stava che entrava nella quinta posizione. Passiamo invece al quarto titolo della lista. Between the World and Me. Questa è la sequenza di titoli della serie Between the World di HBO ed è stata prodotta dal direttore creativo Hazel Baird e il direttore artistico, che tra l'altro mi sembra sia brasiliano o qualcosa del genere, Diego Coutinho. E lo studio è lo studio Elastic. Beh, trasmette un po' tutto lo spirito della serie, è molto energico e anche un pizzico, anzi, su tutto il titolo vediamo anche una sorta di protesta, ok? Quindi passa questa
idea. La cosa più bella è il mix di tecniche che hanno usato, perché quanto sembra hanno usato molto lo stop motion, chiaramente motion design con diverse comprende il motion design, ma lo stop motion è molto grafica, c'è molta composizione grafica e anche molta, come piace a me, tipografia. Anche per questo è entrata come quarta. Mi piacciono le composizioni grafiche, mi piacciono le composizioni dove il testo ti spara in faccia come i poster, come si faceva prima. Però quando una composizione è molto tipografica e molto grafica, è molto ben composta, la amo, quindi per questo è entrata nella mia quarta posizione. Mi piace particolarmente per questi, sembrano ritagli fotografici, questi ritagli di giornale. Entra nella mia lista per il mix di tecniche, è al quarto posto proprio per questo, perché questo mix di tecniche rappresenta molto bene quello che è il motion design, o la motion design, non mi ricordo più che cazzo di articolo ho usato. E passiamo alla terza, perché secondo me questa è un capolavoro, è entrata nella top 3. È stato creato per la Semi Permanent Sydney del 2018. Beh, sinceramente non riesco nemmeno a capire se hanno usato il solo 3D o ci sono stati dei mix di tecniche tra 3D e real footage. 3D, ho detto 3D. Perché ho detto 3D? Perché real footage? Perché ho già visto alcune riprese con questo tipo di animazioni, con delle lenti particolari, macro, belle. Colori vivaci, mi piacciono molto, tutto molto equilibrato, tutto ben piazzato matematicamente, questo mi fa impazzire, bellissimo. E tutto abbinato molto molto bene, e si vede benissimo che una buona preparazione dei frame prima di animare è essenziale. Avere prima tutti i frame precisi prima di animare è la cosa migliore che possa succedere. Infatti si vede che questo progetto è andata così, va guardato per bene con molta cura. Fatemi sapere cosa ne pensate. E di questi titoli c'è anche un making of che si può andare a vedere, lo ho messo anche nel link qui sotto, così potete andare a vedere anche il making of di questa sequenza di titoli. Vale la pena di vedere anche il making of per capire tutte le reference e da dove hanno preso ispirazione per realizzare tutte le parti organiche. Secondo me è molto utile vedere anche quello. Trovate il link qui sotto, così potete vedere anche il making of di questo progetto. Ne vale la pena, secondo me è un'opera d'arte. Ragazzi, il secondo posto si merita proprio, cioè se l'è guadagnato alla grande, ed è stato creato da uno dei miei studi preferiti. E qui c'è da dire che sono andato proprio sul personale, cioè proprio bello, mi piace tantissimo. È una delle più belle, ma anche una delle più divertenti che abbia mai visto, perché con l'animazione, quello che hanno fatto con l'animazione, la semplicità che hanno usato per animare questi personaggi, anche per crearli, e poi dare questa espressione di commedia, è stato, cioè, è fantastico, mi piace tantissimo. Sono quelle animazioni che a me gasano appena le vedo dall'inizio alla fine, non smetto di vederla appena la trovo. Cioè, è tutto il concetto di questa pala che si mangia tutto e anche le persone, il fatto di passare questa idea nell'animazione che l'evento sta arrivando e l'evento sta per iniziare, sta per coinvolgerti. Io mi immagino essere seduto lì, perché non sono stato in questo evento purtroppo, e vedere questi titoli bellissimi prima di iniziare, cioè questo ti dà una carica a parti, se sei un animatore, un grafico, cioè queste cose ti mandano fuori. Va guardato dall'inizio alla fine, guardato più volte, bellissimo anche per usare come reference per altri progetti, se riuscite a fare dei progetti del genere, tanto di cappello. Questo primo posto meritatissimo, come avete visto non sono tutti simili, non sono titoli di serie TV
tutti i titoli di serie TV oppure tutti i titoli di film. Sono titoli diversi per un evento, per una serie TV o per un film. Io quando ho visto sono rimasto a bocca aperta che tecniche hanno usato per fare questi titoli. L'idea di base di fare questi titoli, l'idea proprio pratica è stata fantastica. C'è stato proprio uno studio di progettazione dall'inizio alla fine per fare questi titoli e merita proprio questo primo posto. E il primo posto va a, chiaramente, Stranger Things. Fa vivere l'atmosfera del film, ti immerge dentro l'atmosfera del film. Perché particolarmente a me Stranger Things mi ha fatto tornare indietro nel tempo, quando tornavo a casa dopo scuola e mi guardavo tutti i film degli anni 80. È lo stesso mood, è la stessa reazione, riguardando Stranger Things ho sentito lo stesso sentimento. E questi titoli mi hanno fatto tornare in quel mood. Certo, non ho vissuto negli anni 80, ma mi ha colpito proprio perché ho questo ricordo di infanzia. Ed è stato pazzesco il modo in cui si sono approcciati per creare questi titoli, perché hanno proprio ripreso tecniche per la creazione di titoli degli anni 80. È stata anche un po' un tributo, è stato un omaggio ai film e ai libri degli anni 80. E un esempio chiarissimo di questo omaggio che hanno fatto agli anni 80 è stato usare sia il font sia, diciamo, il mood dei libri di Stephen King. Un altro omaggio che hanno fatto è stato fatto ai film. Infatti uno di questi è Altered States del 1980, che come reference hanno preso questi titoli enormi, queste scritte enormi che passavano davanti allo schermo. Bellissimo, bellissimo. E un altro film a cui si sono ispirati è stato The Dead Zone dell'83. E sempre un design di Richard Greenberg. Hanno ripreso questi titoli giganti, questo logo gigante del film che fa un zoom out verso la strada, e quindi si sono ispirati a questo main title del film dell'83 per fare i titoli di Stranger Things. Quindi è stato tutto molto approfondito, è stato tutto molto studiato per fare questi titoli. Hanno preso reference degli anni 80 a manetta, cioè le migliori, hanno preso le migliori reference per poter creare questi titoli con tecniche degli anni 80 per poter realizzare. Ci hanno lavorato tantissimo. Ci sono addirittura delle versioni diverse da quelle che poi è venuto fuori. Quindi ci sono state delle versioni diverse, bellissime tra l'altro, una più bella dell'altra, ma chiaramente preferisco la versione finale che è stata la migliore. Ma tutto lo studio, al passare da una cosa all'altra, da uno studio all'altro, è stato un processo secondo me molto interessante e rende proprio il primo posto, perché è veramente fantastico come sia come serie, come è stata fatta, sia come tecniche e come titoli di sequenza. Io posso dare il primo posto qui nella mia top 5. Ora non approfondisco molto perché secondo me questo addirittura si merita un video solo per questa sequenza di titoli, e lì vediamo veramente nel dettaglio tutto quello che hanno usato, tutte le tecniche, e riprendiamo un po' il progetto intero in un solo video. Facciamo un solo video solo per la sequenza di Stranger Things. Pazzesco, bellissimo. Ecco, queste sono state le sequenze di titoli che mi hanno più colpito. Non vedo l'ora di vedere e di sapere quali sono le vostre 5 sequenze preferite, no? secondo un parametro di design, composizione e animazione. Ti ringrazio per esserti iscritto al canale e per aver messo like, perché so che l'hai fatto. Come ti ho detto prima, è una donazione che puoi fare gratuitamente, ok? Quindi falla. Ti aspetto ogni giovedì alle 19 con un ospite nuovo. Un ospite creativo nuovo. Parleremo di creatività, parleremo di illustrazione, di design, motion, musica, di tutto questo che gira intorno alla creatività. È folle, è un progetto folle. Io ti aspetto e noi ci vediamo ogni settimana con un video nuovo. Manda la sigla.